In regia chi vi parla è Claudio Simeoni, che porta avanti la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Questa è la seconda parte della trasmissione. Nella prima parte abbiamo fatto un'eccezione oggi, abbiamo parlato di cose diverse da quelle che sono il nostro programma, però si è rivelato necessario. Abbiamo risposto alla lettera della Loredana, non tanto per rispondere alla lettera della Loredana, perché in realtà noi non rispondiamo mai pubblicamente, non rispondiamo mai pubblicamente alle lettere. Scusate un attimo che ho dei problemi. Noi non rispondiamo mai pubblicamente alle lettere, soltanto che questa lettera in particolare aveva sollecitato una risposta, cioè nel senso che mi aveva costretto a lavorare e a scrivere la risposta. Adesso la lavorerò ancora, cioè ci lavorerò ulteriormente. Ricordo sempre, se Loredana è in ascolto, che la lettera gliela darò quando viene a prendersi il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, che è già in distribuzione, insomma. Sì. Bene, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeistiche, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vediamo un attimo prima di cominciare la trasmissione. Pronto? Vi ricordo sempre che non prendo telefonate e non prenderò telefonate finché non ho finito di presentare quello che presento, e poi vedremo anche cosa fare. Sì, i disturbatori, i sciacalli, non cessano mai di tampinare questa e altre trasmissioni, purtroppo, ma è abbastanza normale questo. E nella seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, il giovedì, oggi stiamo leggendo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, cioè in pratica che cos'è questo libro. Questo libro sono dei percorsi di stregoneria, dei percorsi di magia, che sono stati individuati all'interno dell'antico paganesimo romano. Chiaramente il problema è un altro, cioè quello che ci è arrivato dall'antico paganesimo romano sono delle immagini tradotte dal punto di vista cattolico, cioè i cattolici hanno detto ciò che i cristiani credevano. E per cattolici non intendo soltanto i cattolici della scolastica, ma intendo anche gente come Cicerone, gente come Tito Livio, gente come Virgilio, che non erano dei cattolici, ma erano il prologo per l'avvento del Dio padrone, per cui erano persone che non avevano più la percezione del mondo. Noi abbiamo ripreso quelle che sono le immagini dell'antica religione romana e le abbiamo elaborate per cercare il senso numenico della cosa, cioè le abbiamo lavorate in modo tale per riuscire a capire qual era il valore di quella divinità, il valore di quell'insieme di divinità. E da quella elaborazione è nato ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. In pratica abbiamo scoperto che tutte le divinità della religione romana erano dei centri di energia vitale sui quali veniva accentrata l'attenzione, e praticando l'attenzione su quei centri di energia vitale si trasformava l'individuo, cioè l'individuo si trasformava. Era come se l'individuo chiamasse gli dèi, chiamasse il divino che lo circondava, perché si mettesse al suo servizio e nello stesso tempo si metteva al servizio degli dèi. Cioè, in pratica, riconosceva agli dèi l'utilità che gli dèi svolgevano nei suoi confronti per consentirgli di diventare un dio. Questo è. E naturalmente, siccome i nomi che si danno alla percezione del mondo che ci circonda sono nomi soggettivi, cioè appartengono all'epoca e alla cultura in cui vengono dati, ciò che invece è oggettivo è l'essenza, è la percezione, è ciò a cui l'essere umano si rivolge. Questa è l'unica cosa oggettiva. E di questa oggettività noi andiamo a ripescare il senso, anche se oggi ha delle forme diverse. Però le forme che sono diverse oggi sono comunque delle forme che noi possiamo richiamare. Io ritengo inutile richiamarle coi nomi antichi, perché i nomi appartengono a quell'epoca. Però se qualcuno decidesse di richiamare quelle divinità coi nomi antichi che appartengono
a quell'epoca, lo potrebbe fare benissimo. Cioè, io penso che bisogna elaborare dei nomi moderni, delle tensioni moderne, dei nuovi modi di guardare la vita, perché le contraddizioni che viviamo adesso sono diverse. Però, se noi praticassimo lo stesso paganesimo, praticassimo la stessa via della conoscenza, potremmo tranquillamente usare gli antichi nomi. Questa sarà una discussione all'interno del paganesimo, l'una e l'altra tradizione sono uguali. Allora, di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo il lavoro agricolo. E purtroppo il lavoro agricolo ha una forma introduttiva. E poi alla seconda parte, che è la più grossa, è ciò che porta a manipolare l'attenzione. Cioè il lavoro agricolo praticamente era il lavoro fondamentale fatto nell'antichità, cioè in tutte le antichità il lavoro agricolo, il lavoro di pastorizia, il lavoro di caccia, cioè il lavoro quotidiano per la procacciazione di cibo, per la costruzione del futuro, per la costruzione dell'individuo, era l'attività principale. E attraverso il lavoro agricolo noi vediamo come veniva manipolata l'attenzione dell'essere umano, cioè cosa doveva fare l'essere umano per costruire se stesso. E proprio lo vedremo questo in relazione al lavoro agricolo. Questa sera non ce la farò a finirlo, per cui io andrò avanti a leggere fino a circa alle 19:50, 19:45, dopodiché potrò prendere qualche telefonata e cercherò di fermarmi un punto dove posso riprendere la prossima volta. Il lavoro agricolo. Vi fu un tempo in cui la principale attività finalizzata a produrre benessere e ricchezza era il lavoro dei campi. Lavorare la terra, curare gli animali da allevamento era l'attività principale degli esseri umani. Era un'attività tanto importante da concentrare la loro attenzione in ogni singolo atto. Proprio perché concentravano la loro attenzione in ogni singolo atto, questo diventava elemento di fondazione di una divinità. Un centro di energia vitale che per il fatto di usare le proprie determinazioni al fine di diventare eterno, stava a ricordare ai singoli esseri umani la necessità di continuare a compiere quell'atto manipolando la propria attenzione nel compierlo. Ogni atto attraverso il quale il contadino si relazionava con la terra diventava un atto divino. In quell'atto non concorreva soltanto l'attenzione del contadino, ma anche dell'oggettività con la quale il contadino entrava in relazione. Concorreva a formare questa oggettività in quanto l'essere terra e l'essere cielo. Il contadino si relazionava con Giove e Tellus, ma non era Tellus in quanto coscienza di sé. Questa è troppo grande e troppo diversa da quella dell'essere umano per poterlo fare. Era Tellus in forma di Maya. Era cioè quell'aspetto della coscienza di sé Tellus, che col nome di Maya è la conoscenza di sé di Tellus, che relazionandosi con Giove, dette origine alla coscienza di sé, che conosciamo col nome di natura. Quando l'essere umano cominciò a coltivare la terra, non lo fece demandando ad un essere superiore, ma in quanto sviluppo della sequenza di mutamenti attraverso l'essere natura. L'oggettività dell'essere umano è l'essere natura, dal quale ha origine la sua coscienza e che comprende i mutamenti della sua coscienza. Il soggetto che agisce, l'oggettività in cui agisce e il tipo di attenzione attraverso la quale esprime i suoi bisogni e le sue determinazioni rappresentano la qualità delle divinità che origina e che, mettendo a guardia del suo operare, da un lato garantiscono la continuità della specie attraverso la riproduzione delle azioni per la soddisfazione dei bisogni attraverso la sua attenzione, e dall'altro garantiscono alle divinità prodotte la continuazione del loro sviluppo, mutamento dopo mutamento, per diventare eterne. Il lavoro dei campi, nel corso dello sviluppo della specie umana, raggiunge una tale importanza che ogni singolo atto è magia. Molti nodi della tradizione magica sulla lavorazione della terra sono andati perduti, altri si sono trasformati, altri ancora mi costringono ad una interpretazione che, pur avvicinandosi alla tensione prodotta, non è più in grado di esprimere l'importanza che aveva nel fare degli esseri umani. L'importante è la ricostruzione, sia pure parziale, dell'attività attraverso la quale gli esseri umani si relazionavano con Tellus, attraverso Giove, per produrre cibo e garantire il proprio divenire eterni. C'è innanzitutto da considerare
che gli esseri umani della religione di Roma antica non stupravano la terra. Pur rivendicando quella terra di loro proprietà giuridica, erano consapevoli che la terra poteva o non poteva dar loro i frutti sperati. Erano consapevoli che la terra era una coscienza di sé alla quale nulla poteva essere imposto con la violenza, ma poteva essere indotta attraverso l'ammagliamento, farsi venere, a produrre frutti atti a soddisfare i bisogni umani. Nessun Dio era padrone della terra, nessun Dio poteva obbligare la terra doveva essere corteggiata, doveva essere ammaliata, doveva essere indotta con l'aiuto, doveva essere indotta ad aiutare il contadino favorendo lo sviluppo dei prodotti che la specie di cui la specie umana bisognava. La terra poteva essere corteggiata ma non violentata. I cristiani conoscono soltanto la violenza, anche nei confronti della terra. È il figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra che per millantare il potere della preghiera afferma che può ordinare alle montagne di gettarsi in mare. Allo stesso modo può ordinare alla terra di fare quello che vuole. Millantare questo significa millantare il potere di violentare qualcuno o qualcosa al fine di soddisfare i propri bisogni. Significa far violenza a qualcuno per soddisfare la propria impotenza davanti ai mutamenti della propria esistenza. Un fare tipico dei cristiani. L'onnipotenza divina dell'imperatore farà da prologo e da apripista all'accettazione dell'onnipotenza del macellaio di Sodoma e Gomorra quale padrone dell'esistente. Nella religione dell'antica Roma, lavorare i campi significava impostare un rito dal quale attendere un risultato. Il rito era un rito di corteggiamento della terra e come ogni contadino dovrebbe sapere anche oggi, nonostante il dominio cristiano, ogni rito avviene attraverso la manipolazione dell'attenzione. Quando il lavoro non è fatica, quando il lavoro non è distruzione della vita delle persone, il lavoro è un atto di magia, è un atto di trasformazione. Purtroppo sotto un sistema sociale cristiano e similare, il lavoro diventa distruzione della persona, diventa fatica che la persona fa e la persona è incapace a sopravvivere. Ma questo però è una questione cristiana. Perché è una questione cristiana. C'erano anche nella Roma antica le persone che venivano distrutte dal lavoro, indubbiamente questo. Ma è il cristianesimo che eleva questo a dottrina. Cioè, ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, che dopo diventa mi guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, è un dogma cristiano. C'erano anche prima, le persone che lavoravano per gli altri, i furbi ci sono sempre stati, e il comando sociale si è sempre messo dei servi al suo servizio. Questo è verissimo, non contesto assolutamente questo. Però l'elevazione di questo principio a dogma, a principio religioso, questo è proprio del cristianesimo. Per cui distruggere le persone attraverso la fatica del lavoro, fatto dogma religioso, non fatto semplicemente lavoro, ma fatto dogma religioso, è solo cristiano. Non so se sia anche musulmano, dovrei analizzare un pochino, ma per me i musulmani e i cristiani sono la stessa cosa. Ciò che porta a manipolare l'attenzione, dunque il lavoro come magia, il lavoro come manipolazione dell'individuo. Il lavoro dei campi era molto vario. Vedremo come numerosi siano i centri di energia vitale che il fare degli esseri umani costruisce attraverso il suo fare in relazione con quel circostante. Importante è preservare il fare. È importante per gli esseri umani accumulare conoscenza, in modo che la sua continua espansione sia garanzia di ricchezza e di benessere per il sistema sociale in cui vivono e costruisca un punto di non ritorno nel progressivo sviluppo del fare umano. L'essere umano si relaziona col circostante attraverso il suo fare è guidato dalla sua attenzione. Il fare umano manipola l'essere umano attraverso le relazioni col circostante e questa manipolazione si fissa nell'essere umano attraverso la sua attenzione. Affinare l'attenzione significa porre questa in relazione con altri centri di energia vitale del circostante con i quali scambiare conoscenza ed energia vitale.
Fissare il fare significa manipolare l'attenzione, significa costruire dei gesti automatici, delle priorità del fare attraverso i quali il circostante prende vita, trasferisce energia vitale e fonda le proprie aspettative per trasformarsi diventando eterno. Le aspettative del circostante si sviluppano in relazione allo sviluppo e alla direzione dell'attenzione del singolo essere umano. La manipolazione dell'essere umano nei confronti del circostante avviene trasferendo nel fare la percezione della propria attenzione. L'attenzione manipola l'essere umano costringendolo a L'attenzione manipola l'essere umano costringendolo a fagocitare il sapere e la conoscenza. Rende automatico e necessario quanto all'essere umano serve. L'essere umano deve superare il proprio condizionamento educazionale per diventare eterno, ma deve fagocitare il sapere e la conoscenza per sviluppare il proprio divenire. L'attenzione deve essere preparata, acuita, lisciata e specializzata in funzione dei singoli fare. Un fare è un effetto di cause e cause di altri effetti. Quando gli effetti si producono nella relazione fra l'essere umano e il circostante, si formano dei centri di energia vitale nei quali far riposare la propria attenzione durante il fare e con i quali versa e preleva energia vitale per affinare la propria coscienza e la propria consapevolezza, attirando gli esseri umani per riprodurre quei gesti e quel fare, onde permettergli una serie di mutamenti e arricchimenti che consentono di accumulare una quantità sufficiente di energia vitale e di consapevolezza per intraprendere un cammino verso l'eternità. Dalla religione romana antica ci sono rimasti una serie di dati che ci consentono di tracciare un percorso di affinamento dell'attenzione umana attraverso la cultura delle messi. Innanzitutto è da rilevare come esteso fosse il concetto che ogni seme e ogni campo avesse una propria coscienza di sé e una propria consapevolezza. Il campo è un'entità vivente, può partorire entità viventi che attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni tendono a diventare eterne. Anche se il loro cammino di eternità viene interrotto dall'essere umano e da altri esseri che si cibano di loro, c'è sempre qualcuno che per una qualche ragione può continuare a diventare eterno. Così i chicchi di grano sono come le uova dell'essere salmone. Alcune fra le migliaia si schiudono, così come non tutte le larve di zanzara si trasformano in esseri zanzara. Qualcuno ci riuscirà. I semones sono la forza germinativa dell'oggettività, la forza germinativa del campo. Maggiore è la forza del semones e maggiore è la sua capacità di generare. Una forza che deve essere sempre rinnovata, una forza da cui attingere senza saccheggiare. Il semones è la prima relazione oggettiva che l'attenzione dell'essere umano incontra e col quale costruisce la sua relazione. L'identificazione del contadino col campo è una relazione quasi inscindibile. Il campo si nutre del contadino, il contadino si nutre del campo. L'industrializzazione moderna ignora la relazione fra l'essere umano e il campo. La distruzione operata dai cristiani della consapevolezza di questa relazione è passata attraverso l'annientamento dell'attenzione fra l'essere umano e il suo circostante. Diventare ciechi nell'oggettività era lo scopo dei cristiani, rendere muta l'oggettività e la sua forza di attrazione nei confronti degli esseri umani. Ma Semones si rinnova ogni volta che si rinnova la relazione fra l'essere umano e il campo. L'industrializzazione allontana la relazione per rendere il fare umano meccanicistico, privandolo cioè della componente magica attraverso l'annientamento dell'attenzione dell'essere umano. Nonostante questo, ci sono e ci saranno esseri umani che si relazioneranno con il campo soltanto per il fatto di veder germogliare le piante che si hanno curato per il solo piacere di curare. Il contadino italico prima e quello romano poi concepiscono il campo come un'entità vivente, in quanto parte dell'entità vivente più grande, l'essere terra.
Allo stesso scopo quel contadino considera ogni seme un'entità vivente e base del divenire di esseri che attraverso le loro determinazioni e la loro volontà fondano il loro divenire eterni. Sessie corrisponde alle sementi come mani corrisponde all'essere umano e i lemuri agli esseri di sola energia vitale. Sessie è una forza che spinge al divenire eterno delle messi. L'unione di tre volontà fonda il divenire. Semones è l'oggettività in cui Sessie si sviluppa e l'essere umano è la gente che dallo sviluppo di Sessie trae beneficio. Ma beneficio traggono anche Sessie, in quanto i loro semi si diffondono sull'intera superficie della Terra e beneficio trae Semones, nel quale l'essere umano contribuisce a sviluppare esseri compensando quelli che aveva tagliato per liberare il terreno, rendendolo adatto al proprio fare e ai propri fini. Semone, Sessie e l'essere umano cominciano a manipolare l'attenzione dell'essere umano. Si modificano anche Sessie e Semones, ma noi considereremo la cosa soltanto dal punto di vista umano, in quanto questo è quello che teniamo in considerazione, pur senza dimenticare che all'interno di una relazione tutti gli oggetti concorrenti alla relazione vengono modificati dalla relazione stessa. L'essere umano agisce nell'oggettività, la modifica. Ma l'oggettività non è passiva nella modificazione e a sua volta modifica l'essere umano in funzione del suo fare e delle sue predilezioni, del suo divenuto. Per ottenere l'effetto desiderato, il fare umano passa attraverso una serie di operazioni che conducono al risultato finale. Il risultato finale non è l'atto del macellaio di Sodoma e Gomorra, o del matto di Nazareth, che ordina al vento di fermarsi, o il stendersi il braccio del Buddha. È il risultato di una serie di esplosioni di volontà che agendo mutamento dopo mutamento producono l'effetto desiderato. L'effetto desiderato a sua volta manipola l'attenzione costruendo quella relazione magica che trasforma l'attenzione da momento attraverso il quale l'essere umano manipola il circostante a momento in cui l'essere umano viene manipolato per trasformarsi in proserpina diventando eterno. Preparare il terreno in cui deve avvenire la semina equivale a preparare l'essere umano nel quale deve svilupparsi l'essere luminoso. Preparare il terreno attraverso la lustrazione, attraverso la ratura. Senza la preparazione del soggetto non è possibile curare il divenire delle messi, esattamente come senza la preparazione dell'essere umano adulto attraverso lo sviluppo avvenuto durante la fanciullezza non è possibile preparare l'essere umano attraverso il quale diventare eterni. Così Redarator e Oberator afferrano l'attenzione dell'essere umano e la concentrano sull'oggettività nella quale preparano lo sviluppo delle vite future. Così l'essere umano prepara il terreno per sviluppare il divenire delle sessie e nello stesso tempo Redarator e Oberator afferrano la sua attenzione trasformandolo in oggettività del proprio corpo luminoso. Arare significa preparare il terreno per lo sviluppo della nuova esistenza. E Oberator e Redarator trasformano questo fare in un fare assoluto attraverso il quale manipolare l'attenzione dell'essere umano. L'oggettività attraverso Redarator e Oberator si predispone per lo sviluppo della nuova fase di sviluppo della vita. Ci furono dei grandissimi Redarator e Oberator milioni e milioni di anni fa, quando del brodo primordiale la vita preparò l'oggettività attraverso la quale costruire le condizioni per lo sviluppo dell'essere natura. Quando il brodo primordiale cominciò a trasformare l'essenza e la sostanza e la coscienza di Giove per predisporlo allo sviluppo della coscienza di sé dell'essere natura, Redarator e Oberator, e con quanti altri nomi, presero forma fissando l'attenzione di ogni fare per predisporre l'oggettività nella quale sviluppare nuovi esseri, predisporre se stessi per prepararsi ad ulteriori sviluppi. Le attenzioni si fissava sulla preparazione dell'oggettività, ma l'oggettività era preparata per un fine ulteriore, innestare le sementi e produrre nuovi frutti, gettare le sementi nell'oggettività affinché queste crescessero, essere attenti nel gettare le sementi perché queste dessero il massimo di se stesse, curare l'oggettività e curare la semina. Così Sera spostava l'attenzione dell'essere umano mettendola a fuoco sull'atto della semina. L'essere umano coltiva il proprio essere, ma immetteva in sé gli elementi che nutrivano il suo corpo di energia, consentendogli di crescere. Se la semina era un atto,
La cura del corpo luminoso era un insieme di atti attraverso i quali alimentarlo. Così l'essere umano coltivava il pensiero astratto, coltivava le deduzioni, sospendeva il giudizio per consentire al suo corpo luminoso di attecchire e di crescere. Sera si espandeva nell'attenzione umana, diventando una guardiana per impedire di dimenticare. Si prepara il terreno per seminare, si semina dopo aver preparato il terreno. Si coltiva l'essere luminoso dopo aver preparato e disciplinato la ragione dell'essere umano. Per far crescere l'essere luminoso è necessario disciplinare il fare della ragione. Ostilina è il fare dell'essere terra e il suo contributo allo sviluppo dei nuovi esseri. L'essere terra sviluppa la propria attenzione attraverso la quale favorire la nascita e lo sviluppo di nuove coscienze di sé. Ostilina acquista forza attraverso il fare del circostante, atto a favorire lo sviluppo dell'essere luminoso dentro all'essere fisico, umano. L'attenzione, una volta che si è preparata all'oggettività nella quale sviluppare il proprio divenire, essere luminoso, e averlo nutrito, si relaziona col circostante e dal circostante riceve il contributo per il proprio sviluppo o le condizioni per la propria distruzione. Quando incontra spiriti neri e i loro servi, Ostilina provvede affinché il contributo del circostante sia favorevole, lo invita ad intervenire, lo invita a fondersi, lo invita a diventare essere, incitando l'essere a fondersi e a diventare circostante. Ostilina partecipa alla costruzione dell'essere luminoso. L'oggettività diventa essa stessa quell'essere luminoso, in quanto dallo sviluppo e dal divenire dell'essere luminoso dipende il proprio divenire, il proprio sviluppo, la sequenza dei propri mutamenti. L'attenzione umana passa attraverso le contraddizioni dell'esistenza, trasformandosi, affinandosi e arricchendosi. Imporcitor è una di queste. Imporcitor è quanto sorge dal circostante. Imporcitor è quanto dal circostante si presenta come coscienza di sé davanti all'essere umano, quanto emerge in quanto armonico con le predilezioni dell'essere umano, pronto a favorirne lo sviluppo o ad annientare l'essere umano qualora le sue prerogative siano quelle del potere di avere. Imporcitor è quanto dall'essere umano emerge per relazionarsi col circostante, in quanto coincide con le sue predilezioni e i suoi bisogni. Imporcito è l'essenza dell'emergere, l'essenza del contatto, essenza della relazione. La relazione permette il divenire, come il seme all'interno della terra viene coperto dalla terra porca e contenuto nel suo seno fino alla germinazione. Attraverso l'azione della terra porca, il seme costruisce tutte quelle condizioni necessarie per il proprio divenire. Così l'essere, attraverso Imporcitor, costruisce quelle relazioni che gli permettono di fondare il proprio divenire. Mentre Imporcitor costruisce le relazioni del divenire, Seiya protegge la semente prima della germinazione. La semente non è protetta, non ha radici, è alla portata di altri esseri che la possono prendere ed appropriarsene per fondare il loro divenire. Deve essere protetta, esattamente come l'essere umano deve proteggere la propria scintilla divina per consentire la germinazione del suo corpo luminoso. La scintilla divina si è costruita e formata mutamento dopo mutamento, dal brodo primordiale è divenuta mutamento dopo mutamento, fondando una progressione attraverso la quale fondare un proprio divenire. La scintilla divina del singolo essere è venuta formandosi con l'essere stesso, ma soltanto nell'essere umano adulto viene incubata per trasformarsi in essere luminoso. Così soltanto nel seme la scintilla del divenire è venuta formandosi pronta per la germinazione di un nuovo essere. Seiya è la potenzialità in divenire. Seiya è quanto contiene in potenza il divenire formatosi mutamento dopo mutamento. Seiya è figlia di Konso e dell'essere terra. Racchiude in sé il divenire e attraverso l'essere terra è pronto alla germinazione. Così come l'essere umano racchiude dentro di sé la scintilla divina, pronta a trasformarsi in essere luminoso attraverso le relazioni col circostante. Seiya deve intervenire per impedire a quanto è in potenza di non sprecare la sequenza di mutamenti che lo ha portato al proprio divenire. Perché sprecare una sequenza?
forse fa parte delle regole. Ma fa parte delle regole il tentativo di preservare la sequenza dei mutamenti, troncandola, quando non è possibile continuarla, il più tardi possibile. Il circostante non può permettere la distruzione di se stesso, non può permettere che il proprio divenire venga distrutto o troppo violentemente menomato. Deve preservare il proprio divenire e lo può fare preservando il divenire di ogni coscienza al suo interno, sacrificando parte per favorire il tutto, e il tutto non sempre è il divenire dell'essere umano. Seiya protegge la scintilla divina e il suo sviluppo. Seiya esisterà eterna fin tanto che i mutamenti saranno in potenza. Seiya sarà una guardiana a protezione del mutamento e del divenire del circostante. Il corpo luminoso non vive solo di protezione, vive di sviluppo e di relazioni. Ogni relazione trasforma i soggetti della relazione stessa. I soggetti diventano attraverso le relazioni nelle quali riversano se stessi e assorbono qualche cosa dell'oggetto con cui vengono in relazione. Il risultato di questo è che non esiste un essere che si sviluppi in sé per sé, ma esiste un intreccio di relazioni attraverso le quali si fonda il divenire di ogni singola coscienza di sé. Insitor è la relazione all'interno della contraddizione. L'attenzione dell'essere umano si innesta in quanto lo circonda e quanto lo circonda si innesta in lui, ma non sempre l'essere umano è in grado di distinguere innesto da innesto. Alcune volte c'è innesto inconscio di cose, esseri e coscienze, di cui l'essere umano non ha controllo, non solo in quanto attraverso la ragione non le percepisce o concepisce, ma perché quelle cose, quegli esseri, quelle coscienze mettono in atto strategie attraverso le quali innestarsi nell'essere umano. Qualche volta il loro innesto è distruttivo, distruggono la struttura energetica dell'essere umano, trasformando la sua energia vitale in energia vitale stagnata, bloccandola nel divenire in funzione della soddisfazione dei bisogni di altre coscienze. Così agisce sulle predilezioni della ragione, allontanando quanto non è in sintonia con quelle predilezioni e fornendo al giovane corpo di energia vitale degli scudi attraverso i quali difendersi. Qualche volta questo non è sufficiente, ma Insitor si rafforza e rafforza sistematicamente la sua azione. Mentre Insitor presiede alla relazione dialettica fra gli oggetti, Sarritor e Subrincator provvedono a ripulire l'attenzione finalizzandola alla relazione. Sarritor e Subrincator prendono l'attenzione e la specializzano durante l'uso dell'attenzione. La ripulisce dalle incrostazioni, la prepara ad agire per costruire una relazione di reciproco vantaggio. Così la relazione dialettica, stimolata da Insitor, trova l'attenzione del soggetto pronta ad afferrare e a fagocitare quanto dalla relazione riceve, arricchendosi. L'azione di Sarritor e Subrincator è un'azione economica nei confronti dell'attenzione del soggetto. Acuire l'attenzione nella relazione permette al soggetto di acquisire il massimo possibile dalla relazione, sicché non è importante la quantità delle relazioni che incontra, data la qualità delle relazioni che riesce a sviluppare. Quando Sarritor è Subrincator non è attivo, l'attenzione non è pronta e nella relazione afferra solo una piccola parte di quanto potrebbe, così che sono necessarie molte relazioni per arricchirsi. Dove la quantità compensa la qualità, dove la qualità ottenuta dall'intervento di un potentissimo Sarritor e Subrincator permette alla relazione imposta da Insitor di costruire una potente relazione dialettica con reciproco arricchimento degli oggetti venuti in relazione. Così un corpo di energia vitale ripulito e rinnovato continuamente da Sarritor e Subrincator diventa veloce e pronto ad afferrare qualunque cosa le relazioni incontrate gli presentino. Il potere di essere di Sarritor e Subrincator favorisce lo sviluppo di Insitor per la costruzione di un grande corpo di energia vitale. Ed ecco Sator.
Ogni azione messa in atto da un essere della natura sprigiona energia. Ogni atto è tale da produrre in potenza un centro di energia vitale. Ogni atto è potenzialmente un atto di creazione divina in quanto fonte di divenire e di concentrazione di energia vitale che attraverso il suo potenziamento e una sequenza di mutamenti prende coscienza di sé e tende a diventare eterna mutamento dopo mutamento. Sator è la semina nella semina. È il seminare della semente. Ricorda l'attenzione come essa sia fonte di divenire eterno in quanto fondazione di molti divenire. Ricorda l'attenzione come il suo rafforzamento sia il rafforzamento del divenire di molti altri esseri che operando per il proprio rafforzamento operano per il rafforzamento dell'attenzione. Sator è un centro di coscienza di sé, attento alla semina di ogni altro centro di energia. Sator è un guardiano per la semina dell'eternità. L'attenzione ha prodotto il fare della semina e il fare della semina produce la crescita attraverso la quale affinare l'attenzione. Come crescono le mensi, così cresce l'essere luminoso dentro l'essere fisico. Come l'essere luminoso cresce affinando la propria relazione fra le sue specificità di essere luminoso e le specificità dell'essere fisico, così le messi crescono manipolando la loro attenzione, la loro volontà e le loro determinazioni fondendole con quelle dell'essere terra e delle attese dell'essere umano. L'uno raccoglie energia dall'altro fondando il divenire eterno dell'uno e dell'altro. L'Acturnus prende vita e divenire da questa relazione. Ogni volta che si esprime una relazione di crescita di un essere dentro un altro essere, nasce l'Acturnus, che assume nomi diversi a seconda degli oggetti che crescono dentro all'oggetto che contiene e consente la crescita. La relazione fra chi cresce e contiene e chi contiene la crescita è l'Acturnus e tutti i nomi che può esprimere nelle infinite specificità con cui si presenta. La crescita di l'Acturnus esprime patalena, il chicco germoglia e nasce la pianta. Come l'essere umano feto produce il bambino, come l'essere umano adulto produce l'essere luminoso, ma non l'espressione dell'essere luminoso in tutto il suo splendore, ma quanto nasce inconscio figlio di necessità, come prodotto dell'essere fisico e nel momento in cui comprende che forse è qualche cosa di più che un semplice supporto di energia all'essere fisico. Patalena è questo spuntare, questo arrancare incerto e timido nell'oggettività che gli consente di esprimersi. Patalena è una potenza particolare, la coscienza dell'inconscio, la coscienza che conduce alla coscienza, alla consapevolezza, all'apprendimento delle proprie volontà e delle proprie determinazioni. Patalena è la volontà di chi non ha ancora volontà e la determinazione di chi non ha coscienza di essere determinato o di poter essere determinato. Patalena è la stessa volontà e determinazione del feto nei confronti della madre. È volontà senza essere consapevolezza della volontà. Patalena garantiva segesta. Segesta garantiva la crescita. La crescita degli esseri abbondantemente, perché molti erano gli esseri che si sviluppano nel seno di un altro essere. Anche l'essere umano è molti esseri, se si considera ogni sua cellula, e molti esseri sono anche il suo essere luminoso finché non acquista la consapevolezza della propria esistenza e non inizia ad esercitare le proprie determinazioni attraverso le quali costringere l'essere umano a diventare cosciente della sua presenza e del suo divenire. Solo allora si compatta diventando un solo essere di energia. Così le messi crescono parte di un solo essere, o forse sarebbe meglio dire parte di un solo divenire, ma a volte non basta una definizione per descrivere le diverse immagini che vengono proiettate. Così una definizione può apparire in contraddizione anche se di fatto definisce aspetti diversi e priorità diverse dello stesso oggetto. Così
il corpo di energia dell'essere umano cresce per diventare un solo essere, quando l'essere umano rivendica davanti all'universo il proprio diritto a diventare eterno. Ed ecco la Turcina, la coscienza di sé delle messi, il loro crescere, il loro maturare, il loro germinare. Scusate un attimo. Ecco la Turcina mentre si fa largo nell'esistenza. Avanza all'interno delle contraddizioni per fondare il proprio divenire, come il corpo luminoso dell'essere umano matura, fondando il proprio divenire attraverso l'esercizio della propria attenzione in relazione col circostante. Così le messi maturano attraverso l'uso della loro attenzione in relazione al loro circostante. Il potere di essere del loro divenire è la Turcina, un centro di energia vitale che, raccogliendo la volontà e le determinazioni delle specie, la aiuta a proseguire nella serie dei suoi mutamenti. Se la Turcina è una forza vitale interna al divenire della specie, Populonia è una forza di relazione. Populonia è un centro di energia vitale che unisce il divenire delle messi con Giove, il divenire delle messi come si relazionava col divenire di ogni altra specie dell'essere natura. Populonia non protegge le messi. In realtà Populonia relaziona le messi con il cielo, così il cielo protegge le messi, ma non nella misura in cui al contadino interessa che il cielo protegga le messi, ma nella relazione dialettica fra le messi e il cielo, fra quelle messi e quel cielo in relazione al divenire del cielo e delle messi. La relazione è fra le messi e il cielo, anche se in quella relazione intervengono i desideri di chiunque è interessato al divenire del cielo e delle messi. Questi desideri si trasformano in esplosioni di volontà e di desideri che si compongono con l'esplosione di volontà e di desideri del cielo e delle messi. Non sempre il cielo risparmia le messi, non sempre le messi danno al cielo l'apporto che questi desidera, non sempre i desideri del contadino sono rispettati, non sempre succede quanto le determinazioni soggettive vorrebbero che succedesse. Non sempre, eppure il divenire continua senza distruggere nulla, ma trasformando l'esistenza fino alla costruzione della propria eternità. Questo centro di energia vitale è Populonia. I desideri soggettivi intervengono nella relazione, le determinazioni intervengono nella relazione, il vento vuole spazzare le messi, la grandine vuole cadere, gli insetti vogliono nutrirsi, le messi crescere e l'uomo cibarsene. Altri soggetti intervengono, ognuno per favorire la propria specie, ognuno per favorire il proprio divenire. La specie prosegue, dopo la specie, di generazione in generazione. E a questo punto mi fermo la lettura dell'attenzione. L'attenzione che si manipola attraverso il lavoro dei campi. E questa è una cosa che non esiste in nessun'altra religione, in nessun'altra relazione fra l'essere umano e la vita, se non nel paganesimo. Questa cosa è assolutamente nuova. E quando dico che è una cosa assolutamente nuova, non è che mi riferisco al fatto che questi nomi che uso siano nuovi. Questi nomi che uso appartengono alla religione antica Roma e appartengono a varie cose che voi trovate qua e là, magari una frase, magari un'affermazione, ma sono nuove nella relazione fra l'essere umano e la vita. Concepire la vita e l'essere umano in questo modo avveniva nel paganesimo antico, è avvenuto nella stregoneria e avviene oggi nella ricostruzione del paganesimo e nella ricostruzione dei percorsi di stregoneria. Non esiste nessuna religione, non esiste nessun credo, non esiste nessuna fede che abbia quello che io vi ho letto. Cioè non esiste la vita intesa, scusate, come pratica costante della costruzione dell'essere umano. Non esiste. E quando dico che non esiste vuol dire che non troverete di questo nessun cenno
nella filosofia classica, nella filosofia scolastica, nella filosofia scolastica non nel senso della scolastica come scuola di filosofia, nella filosofia che viene insegnata a scuola e nell'università. Perché questo? Perché non esiste una struttura filosofica che concepisca se stessa come il prodotto della trasformazione dell'individuo. Cioè l'individuo non viene mai a trasformarsi. L'individuo è sempre creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Anche la filosofia marxista, anche la filosofia marxiana, anche le identificazioni del materialismo storico-dialettico, anche tutte le formulazioni filosofiche che noi abbiamo fino ad oggi partono sempre dal presupposto che l'essere umano è creato. Non esiste il termine creato all'interno della filosofia. C'è il concetto delle trasformazioni, c'è il concetto del brodo primordiale, c'è il concetto del Big Bang, c'è il concetto della trasformazione dell'universo, però l'uomo è sempre considerato oggetto statico. Viene sempre considerata la ragione dell'essere umano come elemento statico, come elemento inamovibile, come elemento su cui costruire il pensiero filosofico. Ebbene, l'essere umano produce il pensiero filosofico, ma perché venga prodotto il pensiero filosofico è necessario produrre l'essere umano. Questa semplice affermazione è sufficiente per far scalzare qualsiasi struttura filosofica. Perché se è necessario costruire un essere umano affinché venga costruita una struttura filosofica, significa che la struttura filosofica ha la valenza alla rispondenza della costruzione dell'essere umano. E allora tutto quello che io vi ho letto della religione romana, di ciò che porta a diventare eterni, la religione romana, ciò che porta a manipolare l'attenzione, non fa altro che costruire un sistema filosofico diverso a seconda di come l'attenzione è stata manipolata. Cioè, l'elemento fondamentale non è la struttura filosofica, ma è la trasformazione e la costruzione dell'essere umano. Ora, normalmente questo viene assolutamente ignorato da ogni struttura filosofica, da ogni modo di essere e da ogni modo di porsi. Viene ignorato da tutti meno che da una struttura coercitiva, ed è la struttura cattolica, la struttura cristiana. Cioè, i cristiani sanno benissimo che l'essere umano va manipolato, va controllato, va massacrato, va allineato, va educato fin da quando è in pancia della madre. Se già la madre viene considerata impura perché il figlio già c'erano un sacco di puttanate in merito, per cui si colpevolizzava la madre, si agivano tutta una serie di cose, sicché già il feto in pancia della madre subiva delle coercizioni che arrivavano dal mondo esterno. E le coercizioni che arrivavano dal mondo esterno non erano altro che le risposte emozionali che la madre dava a quello che dal mondo esterno giungeva a lei. Quando il bambino è nato, la coercizione è continuata sotto altra forma, cioè il condizionamento educazionale è continuato sotto altra forma. Per cui ogni forma filosofica che noi abbiamo, ogni forma di pensiero che noi abbiamo, ogni forma di pensare il mondo è derivata dalla costruzione coercitiva che il cattolicesimo ha messo in essere nei confronti dei bambini. Non esiste uno sviluppo naturale della persona, cioè non esiste la persona che si sia sviluppata naturalmente e senza condizionamenti, non esiste. E non esiste neanche la possibilità di uscire dal condizionamento educazionale, cioè non è che noi possiamo dire io cancello il mio condizionamento educazionale, non esiste che io vado fuori da questo. L'unica cosa che posso fare in questo modo, in questo momento, è mettere ordine nel condizionamento educazionale, cioè spostare tutta una serie di elementi emozionali, mentali, modi di essere, modi di porsi, spostarli in modo di metterli a posto e metterli in maniera più funzionale al mio sviluppo. Per cui non posso rimuovere il condizionamento educazionale che ho ottenuto in pancia della madre, non posso rimuovere il condizionamento educazionale che ho ottenuto fin da bambino, non posso rimuovere tutto quello che mi è stato fatto, tutta la coercizione, tutto quello che ho subito, però posso mettergli un ordine, dargli un ordine affinché questo interferisca nel minor modo possibile
in quello che io sto facendo. Questo è. E questa operazione, che è un atto di volontà soggettiva, che è la capacità dell'essere umano di prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza, è un atto di stregoneria. E il lavoro dei campi che vi sto leggendo in questo momento, in ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, è l'attività attraverso le quali l'essere umano liscia e manipola se stesso. Naturalmente ogni cultura umana, ogni modo di essere umano, ogni società umana ha le sue prerogative, ha le sue peculiarità, ha le sue specificità e noi dobbiamo seguire queste specificità, cioè noi non possiamo fare una rivoluzione e abbattere lo Stato. Perché non possiamo fare questo? Perché non ha nessun senso farlo. Cioè, se noi facessimo una rivoluzione e abbattessimo lo Stato, tutte le persone che vanno a ricostruire un nuovo Stato, una nuova società, sarebbero le persone educate nella società precedente, cioè nel sistema sociale precedente. Per cui fare una rivoluzione e abbattere lo Stato non ha nessun senso. E ve lo sta dicendo uno che ci ha provato. Allora, qual è il nodo centrale invece? Il nodo centrale è la trasformazione delle persone, cioè è la capacità delle persone di tentare di cambiare se stesse e di cambiare se stesse, non cambiare se stesse per diventare migliori, ma mettere ordine nel proprio modo di guardare il mondo, nel proprio modo di affrontare la vita, lisciare la propria attenzione, manipolare quello che si è e nello stesso tempo dare una possibilità in più ai figli che vengono dopo, cioè togliere ai figli la coercizione che a noi è stata imposta. Naturalmente non riusciamo a togliere tutta la coercizione, però riusciamo a togliere gran parte degli elementi. Togliendo gran parte degli elementi possiamo guardare avanti, cioè i nostri figli possono guardare il futuro in maniera migliore. Questo però noi lo possiamo fare soltanto se trasformiamo noi stessi, soltanto se noi pensiamo che l'oggetto della trasformazione, cioè l'oggetto e il soggetto della trasformazione, siamo noi. Noi non possiamo educare i figli dando qualcosa ai nostri figli. Noi dobbiamo togliere, come diceva oggi Francesco, la nebbia ai figli. Cioè, e per togliere la nebbia ai figli dobbiamo trasformare noi stessi, dobbiamo essere delle persone in continua trasformazione. Soltanto avendo il concetto che noi siamo degli esseri in continua trasformazione e in continuo mutamento, noi possiamo costruire anche i nostri figli. Sei pronto? Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. L'arte della stregoneria è l'arte che mette in moto queste cose, mette in moto queste trasformazioni. Non abbiamo nessun'altra possibilità se non... Non abbiamo nessun'altra possibilità che non quella, perché quella è la possibilità che noi abbiamo. Tutto il resto è distruzione. Tutto il resto è distruzione dell'individuo, cioè l'incapacità dell'individuo di andare ad affrontare la propria vita. Visto che sono le 19:54, riprendo un discorso che ho fatto oggi invece. Un discorso che è abbastanza importante. Un discorso abbastanza importante che ho fatto oggi alla trasmissione precedente. Ebbene, oggi ho parlato del campo dei giunchi, no? Il campo dei giunchi è un campo della percezione. È il campo della percezione. E il campo della percezione è un momento nel quale l'individuo si sviluppa. Io mi ricordo, quando ho cominciato il mio percorso di stregoneria, di essere arrivato ad alterare la percezione in stato di sognare e di trovarmi in un ambiente in cui potevo muovermi, potevo agire, potevo fare delle cose che in percezione normale, in modo normale, non potevo assolutamente fare. E in quell'ambiente io ho cominciato a trasformare la mia conoscenza, il mio modo di essere, il mio modo di pormi e sviluppare quello che è il concetto di sfida. Ho sviluppato il concetto di sfida
e ho trovato un ambiente che era consono a quello che io volevo fare, cioè io non potevo sviluppare la sfida fuori da quel tipo di ambiente. Praticamente io praticavo sognare, andavo nel campo dei giunchi e nel campo dei giunchi agivo. Soltanto che non si chiamava campo dei giunchi, cioè non sapevo neanche che fosse il campo, cioè io non avevo conoscenza culturale per definire in modo diverso quello che io vedevo. Io l'avevo chiamato Agartha, perché Agartha è un vecchio nome, non mi ricordo neanche di che tipo. No. Non so neanche di che tipo di tradizione esoterica appartenga, perché non me lo ricordo. Sta di fatto che il termine Agartha mi andava benissimo per indicare quel luogo, un luogo d'azione, un luogo di conoscenza, un luogo di consapevolezza. Non è che io in quel luogo trovassi delle cose diverse, delle cose in più di quelle che trovo adesso, ma articolavo in maniera diversa le cose che tutti i giorni incontravo. Soltanto che certe azioni che non potevo fare nella vita fisica le potevo fare invece nel mondo del sognare, in quel mondo della percezione. Ed è un mondo durissimo, cioè un mondo che ha le sue cose belle, le sue sfide, le sue paure e ha la possibilità di superare le paure, ha la possibilità di farle. Certamente in quel mondo io posso volare, nel mondo di oggi, nel mondo quotidiano io non posso volare, però devo avere la consapevolezza che sono in quel mondo, in quello stadio, in quel modo di essere. Per cui tutta la mia stregoneria, in pratica, tutta la mia capacità di conoscenza, di consapevolezza e anche la forza che mi ha portato a fare una ricerca culturale nasce dal campo dei giunchi. Il campo dei giunchi l'ho scoperto 2 anni fa, che si chiamava campo di giunchi, cioè che gli egiziani antichi, i preti egiziani antichi lo hanno chiamato campo dei giunchi, proprio perché tutta una serie di affinità, un paio di mappe che ho visto e trovate all'interno dei sarcofagi, non facevano altro che riprodurre quel mondo della percezione nelle condizioni in cui io l'ho affrontato. E anche se i nomi erano diversi, anche se la mappa era diversa, il luogo più o meno è uguale, perché penso che ci sia un luogo in cui gli esseri umani siano uguali, cioè nel senso che c'è uno stesso stampo mentale, stesse condizioni mentali, anche se il sistema educazionale di riproduzione all'interno della ragione è diverso. Per cui quando io sento interpretazioni del campo di giunchi e anche altri posti, perché non è solo il campo di giunchi, in cui me lo si spaccia come una specie di paradiso, beh, è una cazzata, è chiaramente una cazzata, insomma. Ed è importantissimo che noi ci riferiamo a questo. Perché ci riferiamo? È importantissimo che noi sappiamo cos'è la religione. La religione è capacità dell'essere umano di relazionarsi col mondo che ci circonda. La religione non ha nessun senso dal punto di vista cattolico, cioè il cattolicesimo, il cristianesimo, i musulmani non sono una religione, perché sono un modo per assoggettare gli esseri umani, è un modo per costringere gli esseri umani in ginocchio, per cui non sono una religione. Mentre invece il paganesimo, le vie della stregoneria, le vie della conoscenza sono delle religioni, perché legano l'essere umano al mondo che ci circonda e costruiscono la vita. Allora, il termine religione non significa assolutamente ciò che viene spacciato per ciò che significhi. Cioè, il termine religione sta a indicare il legame che esiste fra la soggettività dell'essere e il mondo che lo circonda. Questo sta a significare il termine religione. Non significa assolutamente cristianesimo, musulmani o robe del genere. Cioè tutto quello che è assoggettamento è considerato religione in modo improprio. Solo che di questo termine religione se ne sono impossessati militarmente i cristiani e hanno voluto imporre il loro concetto e il loro modo di essere. Ma il loro concetto e il loro modo di essere è oggettivamente falso, è oggettivamente menzognero, perché è una sola possibilità, quella di distruggere l'individuo. L'individuo non si lega al mondo circostante, ma l'individuo subisce l'attività coercitiva del Dio padrone. E questo
è il punto per cui il cristianesimo non è una religione. Che poi faccia comodo a tutti quanti contestare il cristianesimo come religione, questo è un altro punto di vista. Vabbè, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Sono già arrivati i ragazzi della trasmissione dopo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre con la trasmissione magia. Magia, stregoneria e paganesimo, e ci rivediamo alle ore 15 e ci risentiamo alle ore 19 con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Vediamo un attimo dov'è.